raccolta differenziata, perché a Palagiano non si raggiungono le percentuali che invece si raggiungono in altri paesi? Se dobbiamo considerare il fenomeno in senso completo, dobbiamo partire anche dalla poca collaborazione, dalla scarsa collaborazione dei cittadini, perché c'è qualcuno che non fa la raccolta differenziata, in modo differenziato. Ma io non voglio colpevolizzare nessuno, dico solamente che sul territorio comunale di Palagiano, nella zona di Chiatona, ci sono dei contenitori che consentono la raccolta differenziata. Nel momento in cui saranno eliminati, cambierà la percentuale di resa della raccolta differenziata. Non ci saranno più contenitori per la raccolta indifferenziata. È da non giugno... so se è chiaro. Sì, è chiaro, sì, è chiaro. È da giugno del 2013 che il Partito Democratico di Palagiano ormai ciclicamente ripropone la questione verifica. Verifica che si sarebbe dovuto fare a settembre, poi a ottobre, poi a dicembre. Siamo a metà febbraio. Perché questi ritardi? Per la verità, il ritardo non è dovuto a nessuna malintenzione, non c'è nessun, in qualche modo, la cattiva volontà di farlo. Per una serie di eventi o di realizzazioni di completamento di alcuni impegni a carico di delegati e per la disponibilità di partiti, anche se oggi possiamo dire ufficialmente che i partiti della coalizione o della vecchia coalizione, quelli presenti in maggioranza, sono rimasti pochi rappresentati, per una ridistribuzione nelle forze politiche, tenendo presente la buona volontà di realizzazione di questa verifica, la disponibilità dei partiti, il completamento di certe opere, inevitabilmente faremo in modo entro la fine di febbraio di realizzare una verifica con il resto dei partiti della coalizione. Ristrutturazione Colombario B, si è detto, è vero che con il progetto gratuito dei tecnici si pagherà un terzo rispetto al progetto precedente? Però ci sono interventi che, previsti nel vecchio progetto, in quello dei tecnici non sono presenti. Possiamo sapere con esattezza quali sono questi interventi di ristrutturazione non più presenti nel progetto dei tecnici? In linea generale rispondo io, poi cedo la parola all'assessore Petrocelli, sicuramente tecnicamente più preciso e informato. In linea generale, il cambio, la variazione del costo dei prezzi pro quota dei concessionari si è realizzato per il lavoro gratuito, a titolo gratuito, dei tecnici di Palagiano, però per la tipologia dell'intervento sicuramente ci sarà qualche differenza, per cui complessivamente il costo inevitabilmente deve cambiare. Cedo la parola all'aspetto tecnico all'assessore Salvatore Petrocelli. Sì, più volte anche in una mia vecchia intervista ho già detto quali erano le motivazioni di questo ribasso di un terzo circa rispetto ai due progetti. Senza entrare però nel particolare. Esatto, io ho già detto che sono progetti completamente diversi, con tipologie tecnico-progettuali completamente diverse. Tengo a precisare soltanto una cosa: il vecchio progettista più volte si è interfacciato con l'amministrazione in modo tale che si arrivava a quelle soluzioni tecniche progettuali che potevano dare beneficio al Colombario B, e io parlo di ristrutturazione e duratura nel tempo. Ad esempio, si pensò di demolire completamente tutti i parapetti che si affacciano sui corridoi dove ci sono i colombari, perché non per fargli evitare i costi, ma essendo un colombario aperto, quando piove all'interno si crea un ristagno di acqua, e quel ristagno di acqua, purtroppo, vista anche la pavimentazione che esiste sui corridoi, non faceva altro che permeare all'interno del solare, creando disagi. Quindi già la demolizione dei parapetti non c'è più, ma con la demolizione dei parapetti non è che si lasciava aperto, sarebbe stato proprio dei dio, ma si andava a posizionare una fascia di marmo gocciolatoio lì dove venivano demoliti i parapetti all'altezza del pavimento, e sopra mettere delle ringhiere aperte in modo tale che l'acqua poteva avere la fuoriuscita diretta anche lì dove oggi ristagna. Ma questo non c'è. Ad esempio, il vecchio progetto prevedeva la rimozione delle ringhiere passamano per salire ai piani, oggi non c'è più. Lo stesso procedimento tecnico strutturale è diverso fra i due progetti.
L'attuale, cioè quello con un terzo in meno, prevede un'incamiciatura dei pilastri con un cemento fibro rinforzato, mentre il vecchio progettista aveva ben pensato di usare delle fibre di carbonio che non facevano altro sia di aumentare l'area di ferro anche all'interno, quindi dal punto di vista delle armature, che non sappiamo bene, non sono state fatte delle radiografie per capire effettivamente lo stato delle armature. Quindi, a scanso di equivoci, il vecchio progettista aveva pensato di fasciare i pilastri con queste fibre di carbonio in modo tale che si avesse un risultato migliore. Poi il terrazzo. Per esempio, sul terrazzo non vengono fatte più le lavorazioni previste. Ad esempio, il vecchio progettista aveva fatto una pulizia totale di tutto il terrazzo, da erbe, muschi e altro, e poi aveva previsto una prima stesura di guaina saldata, l'altra stesura di guaina ortogonale a quella messa, e poi la realizzazione di un vespaio sopra questa guaina. Questo vespaio non fa altro che proteggere la guaina dai raggi solari. Noi sappiamo che a contatto con i raggi solari, soprattutto con le nostre estati, la guaina potrebbe ingottirsi e sfogliare. Ma soprattutto quello più funzionale è quello di drenare le acque, e quindi non far sì che quando piove, può sempre capitare, ci possono essere dei microavvallamenti della guaina, realizzare delle pozzanghere d'acqua sopra il terrazzo. Quindi, già se andiamo a valutare queste cose qui, abbiamo un ribasso notevole dei costi. Io avrei preferito, e questo l'ho già detto, che gli attuali tecnici avessero preso lo stesso progetto, l'avessero messo a confronto, avessero detto: noi siamo stati capaci di, rispetto agli stessi progetti, di abbassare il costo di un quarto. Allora ci sarebbe stato un risparmio per la popolazione palagianese. Ma se noi andiamo a togliere le fasi lavorative, se noi andiamo a togliere, io ho fatto un esempio su un network, se andiamo in un negozio, compriamo, ci vediamo un vestito, cravatta, soprabile e cappello, a un costo di 400, ne andiamo in un altro con lo stesso abito, gli togliamo il soprabito, gli togliamo il cappello, gli togliamo la cravatta a un prezzo di 100 euro, io credo che non abbiamo ottenuto lo stesso risultato. Mi permetti una battuta? Prego. A quell'abito lasciamo soltanto le mutande? Benissimo, era quello che sottintende, cioè alla fine volevo sottintendere. Perché si sono registrati questi ritardi sugli incarichi della redazione del PUG? Allora, intanto dobbiamo partire dall'inizio. Noi ci siamo insediati a giugno 2012 con un bilancio di previsione già approvato e che nulla diceva sul PUG a proposito di finanziamenti, non perché non si diceva nulla sul PUG, in quanto esisteva una delibera di maggio 2012 dove si dava incarico al Politecnico di Bari per la realizzazione del TPP. Quindi nel 2012 questo non è stato possibile per questo motivo. Nel 2013, a metà dell'anno scorso per l'esattezza, è arrivata la nuova riperimetrazione e quindi solo da quel momento si poteva iniziare a parlare di PUG. Io avevo un'idea diversa sul PUG, tant'è vero che avevo fatto la proposta di revocare la delibera fatta dalla vecchia amministrazione perché volevo fare un affidamento diverso. Questo in gruppo di maggioranza è stato il motivo di approfondimento e su quella che era la mia idea ho trovato, diciamo, dei motivi ostativi, perché evidentemente anche in continuità con la vecchia amministrazione, chi aveva votato quella delibera aveva delle difficoltà a fare un passo indietro,
Adesso con il nuovo bilancio finalmente il PUG è diventata una priorità e a breve valuteremo quale sarà la strada da seguire in maniera definitiva sul DPP. Fra le urgenze in campo sociale, quale secondo te ha la priorità? Sicuramente dare una risposta concreta in termini di opportunità lavorativa a soggetti svantaggiati e deboli. Tra le categorie particolarmente deboli ci sono per donne che sono nubili o separate, che hanno dei minori da mantenere, che purtroppo non beneficiano di alcun sostentamento economico, ed anche ex detenuti e soggetti affetti da dipendenze che possono essere droga o alcol o ludopatia. A questo è finalizzato il regolamento del servizio civico in corso di approntamento, che consentirà di utilizzare, di dare un'opportunità lavorativa a queste categorie di persone occupandole in lavori socialmente utili, con contribuzione a carico del comune. Questa è una delle priorità e a breve sicuramente vedrà la luce questo regolamento.